Maggiore sicurezza e più pulizia sono queste le richieste che giungono dai commercianti del mercatino della Pescheria. Oggi sopralluogo della prima municipalità per verificare lo stato di quello che rappresenta un pezzo della storia della città di Catania. Numerose le lamentele di chi lavora qui, appunto la mancanza di igiene e poi anche i parcheggi che impediscono ovviamente di poter svolgere il loro lavoro, perché devono molto spesso proprio fare i conti con i tanti automobilisti che poi mettono le macchine in doppia fila. Tante problematiche alle quali stanno cercando di dare soluzione proprio i consiglieri di quartiere, nello specifico il consigliere Davide Ruffino, che ha presentato una mozione. Noi l'abbiamo sentito, ecco quali potrebbero essere le proposte per rivalorizzare il mercatino della Pescheria. Il nostro giro è partito da via Dusmet e lì abbiamo visto tante macchine in doppia fila, gli autobus bloccati, le autoambulanze bloccate. Diciamo che questo è un grosso problema. Mentre all'interno le criticità riscontrate sono molti abusivi irregolari. Come poter risolvere allora queste problematiche? Sicuramente manderemo una segnalazione ai vigili urbani per rafforzare il servizio che oggi purtroppo non abbiamo visto qui. Tra le stradine più critiche, via Giasire e via Pardo, qui alcuni commercianti hanno lamentato le condizioni di totale abbandono del mercato e l'aria maleodorante per l'inciviltà di alcune persone che, come ci raccontano, pare abbiano trasformato la strada in una latrina. A non favorire poi le condizioni di sicurezza e il numero ridotto dei vigili urbani, sono solo in due ad occuparsi dell'ordine pubblico. Quanto alle condizioni generali della Pescheria, molti hanno sottolineato anche la mancata assegnazione degli stalli, che impedisce ai pescatori di avere una postazione fissa. Altra richiesta di cui si farà portavoce la municipalità.